La partita all'Armando Picchi è finita, hanno vinto i compagni livornesi per 3-0, ma in un'atmosfera di assoluta fratellanza fra popoli rossi. Ecco che i giocatori si scambiano le maglie. Il Subutov dimostra ancora una volta la fratellanza tra i popoli contro la rivoluzione cittadina. Facciamo un'intervista all'allenatore della Dinamo Mosca, un grande Yashin. Compagno Ernestito, ci dica. Grande Yashin, grandi parate, respinte. Qualche problema in avanti, abbiamo avuto delle buone palle gol, soprattutto alla fine, ciccate male dall'attaccante. Il problema è che il tecnico si deve allenare su questo tipo di basi. È abituato a giocare con i pesi leggeri, molto astrosi. Questi camminatori ancora non vanno. Pazienteremo per il suo dell'avvenire. Invece siamo soddisfatti della prestazione della mia squadra. Armando Picchi è stato un giocatore molto forte, una tripletta. Siamo felici perché questo è un primo grande passo per la rivoluzione subuteovista, e con la gloria del partito che ci osserva andremo verso la rivoluzione.